Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo video vi mostreremo come abbiamo steso il pavimento radiante. Questo che vedete è un lavoro che viene fatto prima della posa del pavimento, così i tubi si collegano man mano che verranno stesi. Quelli che vedete sono i collettori, elementi fondamentali per controllare e scegliere la temperatura all'interno dei vari ambienti. Questo aiuta che non si schiaccia, che pompa l'acqua calda qua, di qua, qua in zona. Poi ci sarà un'altra, questa zona qua, o anche qua, che spinge in su. Noi dobbiamo fare un buco, poi dobbiamo fare una linea fino alla camera, fino di sopra. Poi andiamo sul pavimento. Da qui va cammino in circuito separato, che scalderà il boiler e tutto quanto. Qui va all'interno cammino praticamente. Perciò creeremo delle vie che colleghino il collettore al futuro puffer e dal puffer al generatore. Nel nostro caso è una caldaia termocamino a legna. Dato che i tubi sono spessi 32 mm, userò una molla apposita per fare la piega. Esistono anche raccordi a gomito, però è sempre meglio fare una curva più ampia che agevoli il passaggio dell'acqua e non gli strozzi troppo la circolazione. Ora vedete come si collegano questi circuiti. Si parte sempre collegando la mandata dal collettore di sopra e il ritorno di sotto. E per ogni tubo segno la metratura del circuito, così da capire quanti metri ha ogni circuito, perché non bisogna mai superare i 100 metri. Se ci terremo al di sotto di 100 metri, per ogni circuito è meglio, perché così agevoliamo la circolazione dell'acqua. Per prima cosa mettiamo la fascia perimetrale, che servirà ad ammortizzare la dilatazione dei vari strati del pavimento. Stendiamo poi i pannelli radianti termoisolanti con bugne su tutta la superficie della stanza, nel nostro caso della futura sala da pranzo. Colleghiamo i tubi che andranno incastrati fra le bugne con uno spazio di 10 cm tra loro. Il rotolo è stato posizionato su uno srotolatore artigianale fatto da me, in modo che girasse quando tiro il tubo, così posso lavorare in piena autonomia. Ho deciso di aggiungere questo tubo di polietilene come scarico, dato che abbiamo spazio, così se un domani decidessi di mettere anche una caldaia che lavora assieme al termocamino, che sarà a condensazione, ci sarà bisogno di uno scarico a perdere nel pozzo. Siamo arrivati quasi in fondo. Questo è il penultimo circuito. Un passaggio importante: sopra vengono posizionate delle reti sottili per il massetto. Poi queste reti verranno fermate con delle clips di plastica. Così mentre si esegue il battuto non si rischia di inciamparci. Togliamo con una tenaglia le parti della rete per sagomarla in base alla forma della stanza o predisposizioni dell'impianto sanitario.
Stendiamo queste reti e fissiamole in ogni stanza. Per questo video è tutto. Ci vedremo nel prossimo con la stesura del massetto. Abbiamo aperto anche un account Instagram e uno TikTok. Ci troverete col nome _tech_handyman su Instagram e _the_handy_man su TikTok. Grazie e alla prossima!